Allora, riprendiamo, se volete, riprendiamo il discorso sui modelli concettuali. Vi aggiungo prima due o tre nuovi costrutti, no, di questi linguaggi, di questo linguaggio, di questo sistema di modellazione che non abbiamo ancora visto, perché sono un pochino più avanzati e perché non ci servivano nel laboratorio di ieri. Poi eventualmente spenderei un po' di tempo per puntualizzare quelli che sono emersi come punti più critici o i dubbi principali degli esercizi di ieri, no? Così abbiamo modo anche di condividere, socializzarli e se qualcuno ha ancora domande, puntualizzarle. Allora, noi eravamo arrivati a definire le associazioni tra classi o relazioni tra classi, che erano composte essenzialmente di tre ingredienti, no? Uno è l'associazione stessa, una linea che collega due classi. Linea, non freccia. Ho visto l'altro ieri che vi sbizzarrivate con l'aspetto grafico di queste linee. Questo è un linguaggio, quindi ogni simbolo ha un suo significato. In questo caso è una linea semplice senza nessuna freccia in punta. Le frecce le useremo per altri tipi di diagrammi o per altri significati. Quindi l'associazione identifica innanzitutto le due classi che partecipano a questa associazione o a questa relazione. Secondo ingrediente è il nome, e il nome ci aiuta a capire qual è il senso di quella relazione. La freccia fa parte del nome, in un certo senso, perché ci dice in che verso va letto quel verbo, quel sostantivo, molto spesso verbo, che lega l'una classe all'altra classe. Quindi la freccia non è sull'associazione, ma è sul nome in un certo senso. E il terzo ingrediente sono, che è quello più critico, evidentemente, sono le molteplicità. Molteplicità che vanno ragionate sempre mettendosi dal punto di vista di un'istanza di una delle due classi, e chiedendosi quella singola istanza lì, con quante altre istanze dell'altra classe può essere collegata? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare ogni volta, prima da un lato e poi dall'altro. Ok? Poi cercheremo magari anche di esemplificarlo meglio. Questi sono gli ingredienti base per la definizione di associazioni. Dicevo però che il linguaggio del modello concettuale, in particolare i diagrammi delle classi, hanno anche altri costrutti aggiuntivi, oltre a quelli che abbiamo già visto. Uno è, ad esempio, una tipologia particolare di relazione, che è la relazione di aggregazione, o part of, come la chiamano in inglese. È una relazione, diciamo così, che c'è di frequente, si trova di frequente, per cui le hanno dato un simbolo tutto suo. È una relazione che avviene tra due classi, ogni qualvolta A e B, ogni qualvolta gli elementi della classe B sono componenti di una singola istanza della classe A. Cioè, una fila di banchi è composta da sedie. Allora, ho il concetto di fila, il concetto di sedia, e la fila è ottenuta attraverso l'aggregazione di tante sedie. O viceversa, le sedie sono parte della fila. L'aggregazione non è solamente l'unione, mettere insieme, perché poi la fila di per sé ha anche dei suoi attributi. Però io ho una classe le cui istanze hanno degli attributi propri e poi sono legate ad altre istanze, molte tipicamente, di una classe, di un'altra classe, che ne compongono le parti. Immaginate in una tipica descrizione di prodotto. Questo avviene sempre, no?
io ho la confezione che contiene la scatola, il manuale, l'imballaggio e l'oggetto. A sua volta l'oggetto è composto da, che so, il coperchio, il vano batterie, non so, a sua volta, eccetera. No? Quindi ognuna di queste parole che ho citato, che ho nominato, corrisponde a una classe. Ma c'è una relazione tra l'oggetto e le sue parti, che è sempre la stessa. Una relazione 1n, quindi che ha sempre come molteplicità 1 dal lato padre, dal lato aggregante, e molteplicità libera, quindi 1 asterisco, o 0 asterisco, a seconda dei casi, dal lato aggregato, dal lato della parte, per cui queste molteplicità non le scriviamo neppure, sono implicite, è diciamo così, rappresentato da un piccolo rombo, quindi una freccia che la cui punta in realtà non è fatta a freccia, ma è fatta a rombo, e punta, questo diamantino, punta verso la classe grande, quella che aggrega le classi piccole. Possiamo avere un'aggregazione semplice, che è una pura e semplice composizione, mettiamo insieme, qualora la classe A non abbia nessun attributo di suo. Oppure magari la classe A ha già degli attributi suoi, e poi gli elementi di B, che sono in qualche modo associati ad A, ma non sono semplici attributi, sono una squadra fatta di 11 giocatori. Allora, fatta da significa che quei giocatori appartengono a una sola squadra, la squadra non è completa se non ho dato l'elenco dei giocatori, poi i giocatori ciascuno avrà i suoi attributi, le sue caratteristiche, le sue informazioni, e la squadra stessa anche avrà le sue informazioni, le sue caratteristiche, eccetera. Quindi è un tipo particolare di associazione di questo tipo, 1n, no? Girato al contrario in questo caso. La sua semantica è quella. Semplicemente ci dà l'idea appunto dell'essere parte di, e lo rappresentiamo con un simbolo grafico, diciamo così, semplificato, no? O più sintetico. Quindi qui c'è scritto ad esempio che un'automobile è composta da un motore, può essere composta da 4 gomme, pneumatici, e ha, o può avere, se questa molteplicità anziché 1 fosse 0,1, può avere un lettore CD installato, più tante altre cose, no? Questa cosa qua non dobbiamo farla vedere ai colleghi di ingegneria meccanica, se no ci saltano addosso. E ciascuno di questi, diciamo così, classi ovviamente avrà i suoi attributi. Quindi è un'aggregazione di vari componenti che fanno tutti parte dell'auto, in modi diversi, non sono ovviamente intercambiabili. Ci sono dei casi particolari in cui l'aggregazione è fatta di un elemento solo, di solito, come dicevo, è una molteplicità multipla. Però in questo caso di motore, se c'è, anzi c'è, normalmente è uno solo. Quindi un'aggregazione un po' degenere, quella in cui dici c'ho una parte, un componente solo di quel tipo. L'avrei potuto quasi realizzare, no, in modo, con una relazione normale 1-1. Su questo lato invece è obbligatorio che la cardinalità sia sempre 1 e quindi non è necessario specificarla, mai. Vabbè, questo usiamolo come scorciatoia. Ogni volta che ci viene in mente che qualcosa è composto da o qualcos'altro è parte di, come scorciatoia grafica possiamo usare questa. Invece quest'altro costrutto aggiunge un po' di semantica, aggiunge un po' di significato. Perché ci siamo accorti, anche ieri, più di una volta, che esistevano delle classi importanti e poi a volte dovevamo aggiungere delle altre classi intermedie per poter associare delle informazioni ad una relazione. Specie quando ho delle relazioni molti a molti e che si portano dietro dell'informazione,
non so, sto pensando al prezzo dei CD di vendita, prezzo di acquisto dei CD, no? Avevano fornitori diversi, vendevano film diversi, ciascuno poteva vendere molti film, ma ciascun fornitore per un certo film faceva un prezzo diverso. Allora, la relazione vera è tra il fornitore e il film. Il fornitore fornisce film. Solo che il prezzo non lo potevamo mettere né nel film, perché non era vero che quel film aveva lo stesso prezzo indipendentemente dal fornitore, e né nel fornitore, perché non era vero che quel fornitore avesse lo stesso prezzo per tutti i film. E allora non stava né da una parte né dall'altra, stava, diciamo così, concettualmente nella relazione. È un attributo della relazione che lega il film al fornitore. Noi l'abbiamo fatto interponendo una classe. Adesso poi più avanti lo approfondiamo, quando ha senso fare una cosa, quando fare l'altra. Ciò che ci dice questa slide è che esiste un costrutto dei diagrammi delle classi che si chiama association class, cioè un matrimonio tra l'associazione e la classe, che è un'associazione a tutti gli effetti, alla quale però è appesa e agganciata una classe. Una classe fatta di attributi, i quali sono, in qualche modo, questa classe da sola non vive. Gli attributi che sono indicati qua, in questa classe dell'associazione, sono in realtà attributi dell'istanza di relazione. Vuol dire che se io, qui c'è consulente e azienda, un consulente lavora per un'azienda, quindi immaginate di avere un grosso elenco di consulenti, con i suoi attributi, nome, cognome, partita IVA, eccetera. Un grosso elenco di aziende, nome, ragione sociale, indirizzo, sito web, tutto quel che volete, e poi avete l'informazione che quel consulente lavora per quell'azienda. Come lo descrivereste in forma concreta, pratica? Beh, potremmo prendere una tabella in cui ho il nome del consulente o il codice identificativo del consulente e a fianco il codice dell'azienda. Il prezzo orario a cui questo consulente lavora, ipotizziamo in questo modello, che dipende dall'azienda per cui lavora. Quindi lui non ha un costo orario fisso, ma se lavora per Tizio ha un certo costo, gli riconoscono un certo costo, se lavora per Caio gli riconoscono un costo diverso. Allora, questo prezzo dove lo metterei? Lo metterei nella stessa tabella in cui ho le due colonne, codice consulente, codice azienda, e a fianco ci metto il prezzo. Magari ci metto anche la data, le date, lavora presso questa azienda, da questo periodo a quest'altro periodo. Sono attributi della relazione, cioè sono informazioni associate al fatto che queste due istanze sono in relazione tra di loro. E quindi mi verrebbe da scriverli dentro la relazione stessa. Non cambiano il significato della relazione, ma quando la relazione c'è, ci posso scrivere delle informazioni dentro. Ok? Questa è una classe povera, però, nel senso che l'unica cosa che può fare è essere associata a un'istanza di relazione. Non è possibile, non è corretto usare questa classe per fare altre cose. Cioè non può partecipare in altre associazioni, in altre relazioni, in nulla. È solo lì. Diciamo che è un espediente grafico per mettere degli attributi dentro questa linea, che è troppo sottile per poterci scrivere dentro. Allora ci scrivo a fianco. Ma questa non è una classe vera che esiste, che può essere messa in relazione con altre cose, ok? Serve solamente come borsellino in cui mettere gli attributi che sono della relazione, non sono di una classe. Allora, questo è comodo perché ci permette anche su relazioni complesse, tipo molti a molti, di portarsi dietro delle informazioni, senza necessariamente dover creare una nuova classe che per sua natura faticavamo ieri a dargli un significato, perché era una classe artificiosa, astratta, che mi serviva per gestire la relazione. Poi vediamo, quando parliamo dell'esercizio di ieri, proviamo a fare qualche confronto, qualche ragionamento. Ok?
Quindi questo dal punto di vista del programma c'è un'iconcina separata, diversa da quella dell'associazione, che è proprio associazione con classe. Disegnando la freccia, disegna l'associazione, disegna automaticamente questo. Quindi create un tipo di associazione diverso, non semplice riga. È interscambiabile la rappresentazione con classe di associazione oppure con una classe esplicita intermedia. E vediamo qual è la regola di corrispondenza. Allora, quello sopra abbiamo detto, significa che il consulente lavora per un'azienda e nella relazione lavora di, specifichiamo il costo orario, il compenso. Questa stessa cosa si potrebbe modellare con una classe esplicita, qui l'ho chiamata contratto. Contratto è, se vogliamo, l'entità che lega il consulente all'azienda. Questo contratto ovviamente prevederà un compenso orario o a corpo, quindi c'è scritto, è un compenso. E allora il contratto legherà il consulente all'azienda, dicevamo. Quando io stipulo un contratto scriverò il nome di un consulente e dirò presso quale azienda va a lavorare. Questa cardinalità lato consulente è per forza 1. Questa cardinalità lato azienda è per forza 1. È vero che posso avere tanti consulenti che lavorano presso tante aziende, ma ognuno ha il suo contratto. Io non posso avere un contratto in cui scrivo, allora si stabilisce oggi che Tizio, Caio e Sempronio andranno a lavorare presso le aziende A, B e C. Bravo, ma poi chi va dove? Devo dire che Tizio va all'azienda A, poi, punto e virgola capo, Caio va all'azienda B, punto e virgola capo, Sempronio va all'azienda C. Quindi sono tre contratti diversi, tre relazioni diverse, e ciascuna di queste tre può avere un compenso diverso. Cerchiamo sempre di, per aiutarci a ragionare, di immaginarci degli oggetti fisici su cui sono scritte queste informazioni. Quindi un'istanza di contratto è un foglio su cui c'è scritto Tizio va a lavorare nell'azienda C per il compenso tal dei talis, per il compenso fi. Le altre cardinalità, quindi quella molteplice qua sotto e quella molteplice a sinistra, ci dicono se quel consulente può avere più contratti, ciascuno dei quali contratti sarà con un'azienda singola. Non facciamoci ingannare da questo 1 che viene messo qua. Questo 1 non vincola quante aziende possono lavorare, con quante aziende può lavorare il consulente. Il consulente ha tanti contratti, i quali, ciascuno dei quali, è verso un'azienda. Ricordiamoci che la relazione, la cardinalità è sempre specifica a ciascuna istanza di. Quindi un consulente, un'istanza di consulente, può avere molti contratti, ciascuno collegato a una sola azienda. Può avere due contratti diversi con la stessa azienda? Sì. Questo uno non dice quello. Non dice che può avere solo un contratto per azienda. Dice che ciascun contratto specifica una sola azienda. Che non è possibile scrivere un contratto dicendo che il consulente Tizio va a lavorare presso azienda A e azienda B. Con questo modello è necessario specificare due contratti diversi. Sempre di Tizio che va da A e poi un altro di Tizio che va da B. Stessa cosa lato azienda. L'azienda avrà stipulato molti contratti e in ciascun contratto acquista un singolo consulente. Le prestazioni di un singolo consulente, non acquista il consulente. Per un determinato importo.
quello stesso consulente può essere contrattato più volte, così come posso contrattare tanti consulenti diversi, non ho vincoli da questo punto di vista. Allora, se andiamo a vedere, questa cardinalità che c'è qui sotto è esattamente uguale a quella che c'è lassù. Là in alto, proviamo a leggerlo sopra, dice che ciascuna azienda può avere molti consulenti. Sotto c'è scritto che ciascuna azienda può avere molti contratti dietro i quali c'è un consulente. Quindi ha lo stesso significato. E la stessa cosa dall'altro lato. Quindi l'equivalenza tra le due notazioni è che sicuramente le due cardinalità estreme, quella a sinistra e quella a destra, quella con consulente e azienda, saranno sempre uno. Se non fossero uno, non potrei fare un'equivalenza, non sarebbe rappresentabile come association class, sarebbe qualcosa di più complicato. Non dico che è vietato mettere due o mettere sette, ma se metto due o sette là sopra, non posso, non ho l'alternativa tra rappresentarlo in un modo o nell'altro, devo rappresentarlo per forza come classe. Chiaro che la rappresentazione qua sotto è più potente. Quella sopra è una versione semplificata che è equivalente al fatto che queste cose coincidano. Cioè che le due cardinalità ai due lati estremi siano uno, perché la relazione sopra word for collega un'istanza di consultant con un'istanza di company. Quindi una e una. E allora quest'altra la devo mappare con una e una. E poi le cardinalità invece centrali sono quelle, quella che vede company adesso è quella che vedeva company prima. Quella che vede consultant adesso è quella che vedeva consultant prima. Quindi non fatevi ingannare questo incrocio di frecce, che sembra che le abbiamo scambiate. No, non le abbiamo scambiate, semplicemente quello che prima vedeva più lontano adesso vede, si ferma prima la vista. Ma mettendomi sempre dentro una classe, guardo cosa vedo, la prima cardinalità che vedo è quella che conta. Okay? Quindi, nell'esercizio di ieri, molti hanno realizzato strutture di questo genere, che adesso, conoscendo questo costrutto, si sarebbero anche potute rappresentare in modo più semplice, più diretto, attraverso un'association class. Dicevo, ho l'alternativa se sono valide queste due condizioni. Ho un 1 qui, ho un 1 qui, e non ho altre relazioni con cui la categoria contratto, con la classe contratto partecipa. Se contratto partecipasse anche ad altre relazioni, sono obbligato a usare la forma di sotto e quella di sopra no. Perché quella di sopra abbiamo detto che era una classe finta, non era una classe vera, era solamente un posto in cui scrivere gli attributi della relazione. Mentre questa sotto è una classe vera, può fare tutto ciò che vuole. Ok, per cui se di questi contratti dovessi, che ne so, registrarmi qual è lo studio legale presso cui sono stati registrati, e beh, allora di sicuro lo devo fare qua sotto. Però in molti casi questa forma è più leggera, più semplice. Oh, dal punto di vista dell'implementazione, se pensate al database, non cambia niente. Cioè, entrambe queste soluzioni mi portano a fare delle tabelle del database fatte nello stesso modo, identico. È solo qui, ricordiamoci ancora una volta, stiamo lavorando a livello concettuale, uno strumento che mi permette di descrivere facilmente ciò che voglio modellare. Allora, messo sopra è evidente la relazione 1-1. Messo sotto devo pensarci un attimo di più per andare a decodificare le cardinalità. Ecco, fate attenzione a cosa succederebbe se io sbroccassi su queste cardinalità laterali, scusate il termine tecnico. Cioè, se qualcuno mettesse un asterisco qua, ad esempio, lato consulente, come si leggerebbe? E direbbe che ho dei contratti e ciascun contratto prevede più consulenti che lavorano tutti per la stessa quota per questa singola azienda. Che non è vietato, ma è una cosa diversa. E quindi un'azienda ha tanti contratti, ciascun contratto
è relativa a un gruppo di consulenti. O viceversa dall'altra parte, se mettessi un asterisco di là. Un po' più strano che avere un consulente che con un singolo contratto lavora in 5 aziende diverse. Questo fatico a vedermelo, no? Nella realtà. Però nel caso in cui fosse così, cioè in un contratto, attraverso un singolo contratto, diciamo così, mi accordo con 4 consulenti diversi, potrei modificare questa cardinalità. Ovviamente non posso più usare la rappresentazione di sopra, però se modella il caso reale, che funziona, se il mondo reale funziona così, lo posso fare. Non ha quasi mai senso invece avere un asterisco di qua e un asterisco di là. Perché l'esempio che facevo prima, in cui ho un contratto in cui ho tanti consulenti che lavorano presso tante aziende, ma poi io perdo l'informazione di chi lavora dove. Allora, se ne ho tanti che lavorano tutti presso quell'azienda, l'azienda è quella. Però se ho tanti che lavorano presso tante aziende, no. È rarissimo il caso in cui abbia delle catene di relazioni con asterisco da entrambi i lati per più di un passaggio. Non è impossibile, ma è raro perché si vincola un po' poco l'informazione, no? Ok? Ecco, questo costrutto di sotto a volte si chiama classe intermedia, no? Dove gli attributi sono attributi di questa classe intermedia, mentre questa la chiamiamo classe associazione. Il fatto che questa sia una classe intermedia lo sappiamo solo noi. Nel senso che dal diagramma, dal modello, è una classe come tutte le altre. Noi l'abbiamo pensata e usata in quel modo. Ma nulla vieta, come dicevo, che questa classe faccia anche altre cose e partecipi anche in altre relazioni. Quindi è uno strumento, è un pattern, se vogliamo, di modellazione. Quando dobbiamo fare una relazione possiamo metterci una classe in mezzo che diciamo così, specifichi le cardinalità della relazione di partenza e in più si porti dietro gli attributi. Ma poi questa classe, dicevo, ha una vita propria. Vabbè, queste sono le cose che... Questa slide riassume le cose che avevamo già detto a parole, quindi. Un altro costrutto ancora. Quindi abbiamo visto l'aggregazione, la classe associazione, adesso vediamo la generalizzazione. La generalizzazione è forse il più complicato, nel senso che è il più astratto. È una relazione tra due classi, di cui una è un caso particolare dell'altra. Vuol dire che una classe è più generica e un'altra è più specifica, è un caso particolare. Quindi se una classe è un caso particolare, cioè una versione più specifica di un'altra, vuol dire che tutte le cose, lo dico così cose e poi specifichiamo meglio, tutte le cose che la classe generica può fare, anche la classe più specifica le dovrà fare. Se un gatto è un animale, tutto ciò che l'animale può fare, il gatto lo fa. Se no non sarebbe un animale, non potremmo dire è un animale, è un tipo di animale, è un caso particolare di animale. E in più, nel suo caso particolare, la classe specifica potrà fare delle cose in più. Non dovrà, ma potrà fare delle cose in più. Ad esempio il gatto ha la coda e non tutti gli animali hanno la coda. Il rospo non ce l'ha, credo. Pur essendo anche esso un animale. Ma il rospo si trasforma da girino a rospo, quindi avrà una data della muta, mentre il gatto no. Quindi ogni caso particolare hanno delle caratteristiche comuni, sono tante classi che hanno alcune caratteristiche comuni e altre caratteristiche specifiche. Allora,
cosa vogliamo fare noi? Vogliamo evitare di dover modellare tante classi separate che abbiano magari 10 attributi uguali e 5 diversi, e quei 10 siano uguali per tutte. Allora vorremmo riuscire a portare a fattor comune i 10 attributi uguali, dicendo va bene, c'è una classe generica in cui metto le 10 cose che sono comuni a tutti, e poi da ciascuna classe generica, da questa classe generica, discendono, no, le varie classi specifiche, le varie specializzazioni. Ok, quindi questa relazione la chiamiamo specializzazione se parliamo dal generale al particolare, o generalizzazione se siamo nella classe di sotto e vogliamo andare a vedere la classe più astratta che mi generalizza. Lo rappresentiamo con una freccia chiusa bianca, un triangolo bianco in punta. Quindi la composizione era un rombo, la generalizzazione è un triangolo. Questa cosa chi ha fatto Java la conosce già, perché è il simbolo che usiamo per la ereditarietà, per le sottoclassi. Infatti è esattamente la stessa cosa, è esattamente lo stesso concetto. Quindi diciamo che un impiegato è un tipo di persona, è un caso particolare di persona, è una specializzazione di una persona. Uno studente è un'altra specializzazione della persona. E la persona è una generalizzazione sia di impiegato che di studente, detto dall'altro lato. Ok? Questo è ciò che indica. La freccia va dallo specifico al generale, puntano verso il generale le frecce. E come lo leggo? Leggo questo diagramma immaginando che un impiegato sia tutto ciò che è una persona, quindi abbia tutti gli attributi che ha la persona, non li sto a ripetere dentro, vengono automaticamente ereditati, li leggo anche se non li vedo. Quindi se mi chiedono quali sono gli attributi di impiegato, sono nome, cognome, codice sanitario e salario. Mentre invece se mi chiedono quali sono gli attributi di studente, sono nome, cognome, codice sanitario e matricola, ID. Visto che i primi tre attributi sono uguali, anziché ricopiarli due volte dentro impiegato e dentro studente, li metto a fattor comune in una classe generale. Quindi immaginiamo delle istanze di impiegato qua dentro, delle istanze di studente qua dentro. Potrebbero esserci anche delle istanze di persona, persone che non sono né impiegato né studente, delle quali ovviamente avremo solamente quei tre attributi. Più complicato sarebbe il caso in cui ci fosse una persona che fosse contemporaneamente istanza di questi due. Questa è una rogna di solito da gestire con casi particolari. Per ora non consideriamolo come possibilità. Quindi le classi specializzate ereditano tutto dalla classe generale. Tutto cosa vuol dire? Gli attributi, e questo è facile, quindi immaginiamoci di vedere qua dentro scritti gli attributi, ma anche le associazioni. Cioè se io ho una relazione, no, non ho l'esempio, scusate. Se ho una relazione, la persona è residente in una città, la relazione che avevamo prima, la descrivo qua sopra, persona, residente, città. Non ho più bisogno di dirlo, di ripetere la stessa relazione a proposito di impiegato e a proposito di studente. Quindi praticamente se io... funziona sta roba? Sì. Se io ho città, abbiate pietà, e qui ho la relazione è residente in freccia,
la specifico là sopra. E vuol dire che ciascuna istanza di persona è residente in una città, dove ovviamente la città, per essere tale, avrà molti residenti. Detto una volta, è detto anche per tutte le sottoclassi. Quindi l'impiegato a sua volta sarà, essendo una persona, sarà residente in una città. Lo studente, essendo una persona, anche lui partecipa a questa relazione, quindi non devo aggiungerla. Va già bene così. Ciò che potrei fare, quindi non è sbagliato per dire aggiungere un'altra relazione tra studente e città. Però ciò che potrei fare è voler ridefinire in senso più restrittivo la cosa che ho già. Pensiamo a un'altra classe che sia il sindaco. Il sindaco è una persona, ovviamente. E quindi è residente in una città. Però normalmente in una città di sindaco ce n'è uno solo. Allora vuol dire che il sindaco partecipa alla relazione residente tra persone e città, ma vi partecipa in modo più restrittivo. Cioè la cardinalità da città residente sindaco deve essere uno. Mentre la cardinalità città residente impiegato possono essere molti gli impiegati residenti in quella città, invece il sindaco è uno solo. Sto facendo l'ipotesi che uno debba essere sindaco della città in cui abita, in cui è residente. E non posso fare sindaco in città diverse perché altrimenti potrei avere tanti in una città molti residenti che sono sindaci di comuni diversi. Supponiamo, non so come sia la legge italiana, quindi è un'ipotesi. Allora, come facciamo a dire questo? Beh, potremmo dire che il sindaco non è una persona e quindi crea una relazione apposta per il sindaco. Oppure possiamo specializzare la relazione nel caso di una particolare sottoclasse. Come? Vabbè, la rimettiamo sempre residente, sempre da sindaco verso città, la cardinalità qua verso città è sicuramente 1, ma quella verso sindaco è 1 e non più asterisco. Io non ho creato una relazione nuova, è sempre la stessa, si chiama R, si chiama residente, ma l'ho ridefinita in senso più restrittivo. Non posso mai allargare le cose. Man mano che scendo, devo specializzare. Allora, una cosa è che è più specializzata, è una cosa che ha più vincoli, che ha più informazione. Può sembrare antintuitivo, ma una cardinalità 1 porta più informazione di una cardinalità asterisco. La cardinalità asterisco vuol dire, sono tanti. Uno è lui. È un'informazione in più, è più restrittiva. Quindi man mano che, scendo dal generale al particolare posso aggiungere delle restrizioni. Le restrizioni che cosa sono? Attributi in più, cioè cose in più che devo sapere, o molteplicità in meno. Ok? Oppure posso anche aggiungere altre relazioni. Ad esempio, uso l'impiegato e non lo studente solo perché ho spazio qua sopra. Se io ho la company di prima qua sopra, posso dire che l'impiegato lavora presso quell'azienda.
Allora, questa è una relazione, l'impiegato è una classe, quindi può fare quello che vuole. E gli impiegati sono in relazione lavoro con l'azienda. Ma non tutte le persone possono essere in relazione con l'azienda, solamente le persone che sono anche impiegate. Così come lo studente sarà iscritto a una certa università. Quindi la regola generale è: quando salgo dall'alto, quando scendo dall'alto verso il basso, quindi quando passo dal generale al particolare, tutti gli attributi della classe generale e tutte le relazioni a cui partecipa la classe generale sono automaticamente applicate anche alle classi più specifiche, con lo stesso nome e la stessa cardinalità. Se voglio, la classe più specifica può aggiungere vincoli, aggiungere informazioni sotto forma di attributi aggiuntivi, restrizioni aggiuntive sulle cardinalità delle relazioni o relazioni aggiuntive. Che sono a questo punto queste tre cose specifiche solo della sottoclasse e non più né delle altre sottoclassi sorelle, né ovviamente della classe generale. Ok? Questo modello, o meno, l'uso di questo costrutto di generalizzazione, qualora appunto abbiamo varie categorie di persone o di entità che poi si vanno a specializzare, è molto comodo perché ci permette di riassumere nella classe generale spesso molte caratteristiche comuni. Se questo viene poi utilizzato per la definizione del livello software di un'applicazione, con i linguaggi a oggetti di oggi, si mappa tranquillamente, non ci sono problemi. I problemi nascono quando questo invece deve essere mappato sul database. Quando devo fare un modello dati relazionale, le SQL, i database relazionali, non hanno alcuna nozione di ereditarietà, e quindi queste cose qua vanno appiattite sotto forma di tabelle e basta. E allora diventa difficile, visto che poi questi saranno poi tutti attributi di un'unica tabellona, che è persona più di tutte le sue specializzazioni, questa relazione qua dovrà andare verso persona, anche se in realtà vale solo per le persone che sono anche impiegati. Quindi a livello relazionale si perde un po', però è un compromesso a cui dovrà scendere chi fa la progettazione del sistema, non noi che lo specifichiamo cercando di coglierne l'essenza, la natura. C'è una domanda lì? La classe sindaco come sottoclasse di impiegato? Sì, boh, sì. È un po' una stortura perché normalmente il sindaco non è dipendente della città. Comunque, fingendo che lo sia. Certo. Sì, non cambiava nulla. Io posso avere altre sottoclassi qua sotto, quindi ho una sottoclasse qui, il tuo sindaco o altro, che a sua volta eredita tutto ciò che aveva impiegato, ossia tutto ciò che aveva persona, e a sua volta può restringere tutto ciò che le arriva. E quindi in questo caso avrei potuto mettere questa relazione qua, non ho problemi. Sono scatole cinesi, no? O matrioske, cioè in realtà questo è dentro qui che è dentro qui. Lo disegniamo staccato solo per riuscire a leggerci qualcosa, a capirci qualcosa. Ok? Vabbè, poi a volte si usa questa semplicemente una slide di terminologia. In questo albero di generalizzazione si usa spesso il termine padre, figlio, la classe padre, la classe, o madre, i figli, i fratelli, oppure si parla di superclasse o sottoclasse, semplicemente perché poi diciamo così,
nel parlare questi termini saltano fuori, li usiamo normalmente. Ma questo è un esempio di gerarchia di specializzazione un pochino più complicata, più articolata, che fa vedere che in realtà non c'è particolare limite alla generalizzazione, che è per sua natura una proprietà transitiva. Quindi dire che un venditore è un tipo di essere umano è un po', va bene, no, è vero, non tutti i venditori, è un tipo di essere umano, significa che è anche un animale e che è anche un essere vivente. Quindi sono sottintese anche tutte le generalizzazioni transitive, indotte dalla proprietà transitiva. Ciò che di solito si cerca di evitare è la cosiddetta ereditarietà multipla, cioè avere una classe qua sotto che è sia specializzazione di cliente sia specializzazione di venditore, ad esempio. Cioè queste frecce di solito sono organizzate ad albero e non ci sono dei ricongiungimenti più sotto, e non, quindi non sono disegnate a grafo, ecco. Ma è inutile secondo me andare troppo nello specifico, perché questi sono costrutti che si usano effettivamente in casi abbastanza particolari. Ok. Ma qui le slide vanno avanti con un esempio, ma noi portiamo avanti il nostro. Allora, tanto per esemplificare un po' meglio, per cogliere un po' meglio l'essenza di questi diagrammi, io vi propongo di, per aiutarvi a immaginare, perché poi io mi rendo conto che molte volte si dà per scontato riuscire a distinguere istanze da classi, no, non oggi. Dai, su, fai bravo. Prendiamo il nostro esempio con cui abbiamo lavorato nelle lezioni precedenti. Nella pratica, se avete difficoltà a visualizzarvi queste cose, come possiamo aiutarci? Beh, un modo è quello di immaginare ciascuna di queste classi, brutalizzandola, come un foglio Excel. Se voi doveste rappresentare, non andiamo ai database, modellazione, entità, relazione, eccetera, facciamo qualcosa di molto più semplice, perché ci serve non per progettare il sistema, ma per capire come funziona. Quindi immaginiamo di creare un foglio Excel che abbia tanti fogli, ciascuno per una diversa classe. E proviamo a metterci dentro dei dati di esempio. Questo ci aiuta a capire le relazioni. Ad esempio, prendiamo la relazione tra docente e compito, ok? Allora, avremo una classe docente, una classe compito. No? Li vedete di sotto. Docente che attributi ha? Docente ha matricola, cognome e nome. Allora, intestiamo questa foglia con matricola, cognome, nome. E il compito che attributi ha? La data e il titolo. E poi proviamo a immaginarci dei dati all'interno, che ne so, il docente sono io,
Poi mettiamoci Torchiano, che non so che matricola abbia, diciamo che è 3333. Poi avete il vostro responsabile Ravazzi, che magari è entrato prima, quindi una matricola più bassa. Come si chiama? Pier Carlo, Pier Franco, Pier... Boh, non mi ricordo. Eccetera. E così via. E poi abbiamo il compito che, ad esempio, per l'ultimo appello era il 15 settembre 2014, ho fatto un esame di sistemi informativi, appello di settembre. Ok? E poi un'altra data, in realtà, che ne so, immaginiamo l'1 di settembre, c'era analisi matematica. Lo so che è della triennale, ma continua a starvi. Queste sono le informazioni proprie delle classi. Ce le visualizziamo così, facile. Le relazioni. Le relazioni dipende da come sono incardinate, come cardinalità. Ad esempio, una relazione come compito docente, che è una relazione 1N, dico 1N come forma breve, cioè da un lato la cardinalità 1 e dall'altro lato la cardinalità arbitraria, come la rappresentereste? Qual è il modo più semplice e più economico di rappresentarla nel nostro foglio Excel? Aggiungere una colonna nel compito. Cioè, poiché per ogni compito ho un docente solo, ho un'informazione semplice, unica, atomica, che dato quel compito mi identifica il docente. Se io metto docente, cosa metto? Metto la matricola, 2154, analisi matematica, non lo so, sarà un docente che ha matricola 2345. Quindi dal punto di vista pratico, le relazioni uno a molti sono relazioni che di fatto si possono vedere come un attributo in più della classe lato molti. Cioè, come dire, il docente è una cosa che sa il compito. Il compito ha la data, il titolo, è come se avesse il docente dentro anche. Tanto è unico. Ok? Avere quell'attributo messo lì, dentro il compito, in una colonna, mi impedisce, anche se lo volessi, di violare questa molteplicità. Come faccio a scrivere due matricole di docenti diversi dello stesso relativamente allo stesso compito se ho una casella sola? Non posso. Ok? Mentre invece l'inverso non funziona. Non potrei pensare di prendere il docente e aggiungere una colonna compito finché ne ho uno solo, magari sarà il compito, chiamiamolo C1001. Lo posso mettere, ma se ne faccio tanti avrò il 1001, 1002, cosa scrivo, una cosa del genere? Allora, c'è due passaggi qua, fatemeli esplicitare. Il primo passaggio è che per fare in modo che una classe possa far riferimento a una classe diversa, è necessario
che ciascuna istanza di quella classe, destinazione, sia identificabile. Nel caso del docente avevamo già un campo matricola che poteva essere usato come identificatore univoco. Fosse un database, lo chiameremo la chiave primaria. Nel caso del compito, questo identificatore non è esplicito, ma ci dovrà essere. A un certo punto qualcuno lo deve aggiungere. Non so se avete mai provato a importare in Access, per parlare di una cosa che somiglia a un database anche se non lo è. Importare in Access un foglio di Excel o un file CSV che avete scaricato da qualche parte. Quando lo importate a un certo punto vi chiede, caro mio, vuoi aggiungere una colonna che contenga la chiave primaria oppure vuoi usare come chiave primaria una delle colonne che hai già? Detto con la nostra terminologia, ogni istanza di classe deve essere sempre identificabile, cioè devo distinguere Tizio da Caio. O li distinguo e li identifico in modo univoco, grazie a uno degli attributi che ho già, oppure dobbiamo sempre immaginarci un attributo che anche non, magari non lo scriviamo perché non ce ne frega niente, non vorremmo mai visualizzarlo da nessuna parte, ma sappiamo che c'è, che è un numero progressivo, una matricola, un codice, qualche cosa che identifica ciascuna di queste classi. Quindi anche se non c'è, noi lo immaginiamo sempre. E quando passeremo a livello dei dati, dovrà saltare fuori, dovrà diventare visibile. Ok? Non ci obblighiamo a doverlo mettere ogni volta, perché sennò anche su domanda dovrei mettere l'identificativo della domanda, l'ID della valutazione, l'ID della risposta, un campo ID in più. Allora, immaginiamo che ci sia sempre. Lo scriviamo solo quando per noi ha un significato in più. Cioè, tu la tua matricola la vuoi sapere. Invece il codice dell'esame a cui ti sei iscritto non te ne frega niente. Detto banalmente. Quindi questo è il primo concetto. Vuol dire che da qualche parte ci dovrà essere una colonna, fatemela mettere qua, nascosta, tra parentesi, codice, di cui questo è il 1001. Questo magari è il 2003, eccetera. Quindi questo è il primo aiuto. Cioè, quando ci immaginiamo dei dati, immaginiamoci sempre che le varie istanze di una classe, dove non abbiano già un campo univoco, ne aggiungiamo uno o ci immaginiamo di aggiungerlo. Allora questo vi aiuta a che cosa? A distinguere due istanze che hanno gli stessi valori. Il discorso che facevamo ieri con alcuni dicevano, ma se ho due prezzi che sono uguali, sono la stessa istanza o sono due istanze diverse? Sono diverse, perché la loro essenza, il loro identificativo sarà diverso. Mentre invece gli altri attributi, che ne so, il prezzo, magari è uguale. Non potete dire che visto che gli attributi sono uguali, allora è lo stesso oggetto, la stessa istanza. Può essere se decidete che lo sia, oppure non essere se decidete che non lo sia. Questo è più facile da capire, ragionarci, se ci immaginiamo un codice, una matricola, per qualunque cosa, qualunque classe abbia un codice identificativo. Quindi questo è il primo ragionamento. Il secondo ragionamento è, io qui ho provato a mettere dentro, a fare operazioni inverse rispetto a prima, di dire al docente quali sono i compiti che lui prepara. Però ho una casella sola. E allora dovrò inventarmi un modo di scrivere più codici. Ormai abbiamo sdoganato questo concetto di dare il codice a tutto. Più codici di compiti dentro la stessa casella. E qui è andare a fare il bagno nell'acqua infestata di coccodrilli, perché come ti muovi ti divorano. Pensare di mettere dentro un singolo campo, che ne so, di tipo stringa, tanti codici diversi relativi a entità diverse, non si può mai fare nel modo giusto, non c'è un modo giusto di farlo. Che faccio? Li separo con una virgola? Con un punto e virgola, con uno spazio. E cosa capita se loro al loro interno hanno lo spazio o hanno la virgola?
E poi in che ordine li metto? Dal più piccolo al più grande? È rilevante, non è rilevante l'ordine? E poi come faccio a sapere quali sono tutti i docenti che sono associati a un singolo corso? E poi saltano fuori più problemi che altro. Quindi prendiamolo come lezione, che valga per sempre, mai mettere in un campo stringa un elenco di valori, se no arrivano i coccodrilli. Non dobbiamo inventarci dei modi creativi, arzigogolati, di codificare un elenco di valori dentro un campo che è un campo atomico, una stringa sola. Mai, non fatevelo mai venire in mente. Ci sono le relazioni per questo, e se ci accorgiamo che stiamo cercando di mettere più di un dato dentro una sola casella, vuol dire che lo stiamo pensando male. Vuol dire che non va fatto così. Bisogna vederlo dall'altra parte, come minimo. Ok? Immagina quanti casi particolari salteranno fuori quando decidi di cancellare un codice da un docente. Se è il primo, se è l'ultimo, se è uno di mezzo, devo rimaneggiare la stringa. Se è l'ultimo, devo proprio cancellare il record. Non c'è modo di farlo funzionare. Abbiamo i database, usiamoli. Ok? Insisto, perché poi in giro, non solo nei vostri compiti, di cose di questo genere se ne sono. Per pigrizia di fare una tabella in più, schiaffano dentro una stringa le robe e poi le dividendole o parsificandole in modo garibaldino e vengono fuori poi i problemi. Quindi questo non può funzionare. In generale non potrà mai funzionare memorizzare o immaginarci dentro la classe docente un attributo molteplice, che abbia una molteplicità di valori. Dentro il docente non ci posso mettere il compito. Dentro il compito ci posso mettere, beh, non il docente, il riferimento al docente. Quindi questo immaginarcelo dentro A lo posso fare solamente quando la molteplicità dall'altra parte è unica, è univoca. Quindi questo via, sta colonna qua no, non può esserci. È asimmetrico, per carità. Certo che è asimmetrico, nel senso che il compito sa chi è il suo docente, ma il docente non sa quali sono i suoi compiti. Non lo sa, non lo sa, non c'è scritto lì. Ma perché questa relazione era asimmetrica? Cioè uno da una parte e asterisco dall'altra. Questo ovviamente non impedisce poi al sistema informativo, facendo delle interrogazioni, partendo dal docente, di trovare tutti i corsi che lui tiene, tutti gli esami che ha, i compiti che ha preparato. Perché basta prendere la matricola del docente e andare a filtrare la tabella del compito, dei compiti, su questa colonna. Che avendo un campo unico è facile dire è uguale o diverso. Se fosse un campo stringa dove dentro ci sono tutti, già come fai a filtrarlo? Okay, quindi è possibile, l'importante è che il dato ci sia, sia sano, sia in un posto giusto. Quindi le relazioni tipo 1 a n, molteplicità singola da un lato e molteplici dall'altra, se ci aiuta le possiamo immaginare così. Questo ci dice anche una cosa sulle relazioni 1 a 1. Quando ho due classi, che casualmente fossero in relazione 1 a 1, cosa ci dice ciò che abbiamo appena imparato? È che, di qua, avevo una relazione 1, quindi posso portare dentro una delle due classi il riferimento all'altra, e viceversa. Ma quando ho questo legame così forte, doppio, in cui da un'istanza di una classe vado all'altra, e dall'altra posso tornare indietro solo a quella di partenza, allora il fatto che un attributo sia in una tabella o nell'altra non cambia nulla.
se ho due classi che sono in relazione 1-1, quindi con cardinalità 1 da un lato e 1 dall'altra, non 0-1, 1 esatto, allora mettere un attributo in una classe o mettere un attributo nell'altra classe non cambia nulla in termini di informazione che sto rappresentando. Se io porto ancora avanti di un passettino questo ragionamento, concludo che in realtà sono la stessa classe. Perché qualunque attributo, qualunque relazione cade su una, la posso tranquillamente trasportare anche sull'altra e nessuno se ne accorge. Quindi se fate due classi la cui cardinalità, che siano in relazione di cardinalità 1 da un lato e 1 dall'altro lato, campanello d'allarme, chiedetevi, ma sono davvero due cose diverse? O ho chiamato in modo diverso delle entità che in realtà sono la stessa? Ieri giocando tra pianta e specie si arrivava un po' in quella situazione, a un certo punto dici, ma sì, ma sto facendo queste due cose, ma ha senso tenerle separate? Perché ho dell'informazione da mantenere diversa, oppure in realtà le collasso in una, perché le interpreto. Poi metà ha preso una strada, l'altra metà ha preso l'altra strada, sono entrambe giuste perché il testo era ambiguo, volutamente, perché il mondo è ambiguo. Ecco, invece l'altro caso di... Ah no, ancora un dettaglio piccolo su questo. Se questa cardinalità, anziché 1... secco, fosse 0-1, quindi opzionale, significherebbe che nel nostro foglio Excel a volte c'è il dato e a volte non c'è il dato. Però non cambia la sostanza. No? Quando una cosa è opzionale, quando la relazione è opzionale, significa che qua ci sarà un attributo, una colonna in più, che a volte non è popolata. C'è un altro modo anche di vedere la stessa cosa, ma questa non vi stupisce perché in fondo è quello che avete imparato a base di dati. Se uno va più a monte pensando all'associazione, l'associazione è una relazione tra due classi, tra due insiemi. Allora, vi ricordate tanti anni fa a matematica cosa vi hanno detto quando vi hanno definito relazione? Relazione tra due insiemi A e B era è un qualunque sottoinsieme del prodotto cartesiano tra A e B. Noi possiamo anche vederla così. Cioè la relazione prepara, io l'ho mappata prima con una colonna nel database, nella colonna di compito. Ma potrei anche pensare come un foglio che contiene il prodotto cartesiano di docente con compito. Però vuol dire una cosa che sulle righe abbia i docenti, sulle colonne abbia i compiti, sulle colonne abbia i compiti e poi ci sono queste sei celle che rappresentano tutti i possibili incroci. Giusto? Ci dice che questo docente ha preparato questo compito, sì o no? Sì. Centrato, facciamogli un bel bordino. E quest'altro docente magari ha preparato quest'altro compito. No? È un altro modo di vedere la relazione. Vale sempre. Lo possiamo sempre pensare come matrice, per qualunque cardinalità di relazioni. Che cosa diventa? Dove la vediamo la cardinalità? La vediamo nel numero massimo di x che possiamo avere per ciascuna colonna o per ciascuna riga. Il fatto che
la cardinalità lato docente sia 1, vuol dire che in ciascuna colonna, cioè in ciascun compito, posso avere una sola x, cioè un solo docente. Il fatto che la cardinalità lato compito sia molteplice, asterisco, significa che in ciascuna riga posso avere più x. Cioè per ciascun docente posso avere più compiti, la cardinalità multipla sul compito. Quindi se vado sul docente ne vedo tanti compiti. Se vado sul compito per colonne vedo uno docente. Quindi ad esempio ci fosse un altro compito, potrebbe essere fatto anche questo dallo stesso docente. Allora questo mapping è coerente con le cardinalità di questa relazione prepara. E quindi questa x è, ci dice sono o non sono in relazione. Quelle x sono quelle che chiamavamo le istanze della relazione. Un'istanza di relazione è una x, invece dove non c'è la x non c'è un'istanza che mette in relazione un'istanza di docente con la corrispettiva istanza di corso, di compito. Nel caso che abbiamo visto prima delle association class, se vogliamo immaginarcele, questa qua sopra, possiamo immaginarci che nella casella non ci sia scritto x, ma ci sia scritto il valore di questo attributo, o di questi attributi. Perché a quel punto l'istanza della relazione, cioè la casellina incrocio, contiene non solamente l'informazione c'è o non c'è, ma quando c'è contiene degli attributi. Allora immaginiamo di scriverli dentro quella casellina, se ci aiuta a visualizzarli. Allora questo rende più facile forse anche visualizzare le, dove è andato a finire, le relazioni molti a molti. Perché se ce le vediamo come matrice, vedremo quella matrice piena di tante x, quindi possono essere tante sulle colonne, tante sulle righe, e in caso di dubbi no, proviamo a immaginarcela, farci lo schemino, visualizzarcela così. Io a questo punto farei, perché lo volete anche voi, una pausa, e poi magari andiamo a riprendere i punti salienti relativamente all'esercizio di ieri, e poi possiamo considerare chiuso il tema.